avete appena visto, è il modo migliore per far viaggiare in auto un bambino fino a 15 mesi di età. E finora non c'era una normativa che regolamentasse questo comportamento, ma ora che il regolamento europeo R129 è entrato in vigore, viaggiare così è diventato obbligatorio. Un bel cambiamento, ma ci sono altre novità che riguardano anche altri aspetti legati al trasporto dei bambini in auto. Vediamo quali. La nuova normativa ECR 129, che viene chiamata iSize, non sostituisce ancora la vecchia R44-04, però la affianca, per cui anche sui seggiolini nuovi presenti in commercio potreste ancora trovare le vecchie omologazioni. In questo caso si tratta di un seggiolino iSize e quindi sull'etichetta viene indicata solo la nuova omologazione. La cosa più importante che viene introdotta con iSize è il criterio di classificazione, quindi di scelta del seggiolino giusto, non più in base al peso ma all'altezza del bambino. La prima parte della normativa, quella attualmente in vigore, si rivolge a tutti i bimbi alti fino a 105 cm. Vediamo quanto sei alta? Vediamo un po'. Sei alta? Ok, sei a norma. 45. A norma. Un altro aspetto altrettanto importante è che in base al nuovo regolamento i seggiolini per bambini alti fino a 105 cm devono avere gli attacchi ISOFIX. Una statistica dimostra che circa il 50% dei seggiolini non è montata correttamente. L'attacco ISOFIX, oltre ad essere più sicuro perché ancora saldamente il seggiolino all'auto, è più facile da utilizzare. Con gli ISOFIX i rischi di errore si riducono drasticamente, basta solo stare un po' attenti finché non si sente il click. Vediamo ora una parte della normativa che riguarda ancora più da vicino la salute dei bimbi in auto, la direzione di marcia. Studi medici hanno stabilito che fino al 15° mese di età i muscoli del collo di un bambino non riescono a sostenere adeguatamente la testa in caso di forti decelerazioni, come quelle provocate da un urto frontale. Per questo la nuova legge obbliga a far viaggiare i bambini fino a 15 mesi di età, prima era fino a 9 kg di peso, in senso contrario a quello di marcia, perché così le forze si distribuiscono su una superficie più ampia e si proteggono meglio la testa e il collo del bambino. Un ultimo aspetto, ma non meno importante, introdotto dalla R129 o iSize, è l'obbligo di resistenza agli impatti laterali. Secondo i dati ISTAT del 2014, il 33% degli impatti avviene in modo frontale o laterale e l'11% completamente laterale. La precedente normativa non prevedeva che i seggiolini dovessero resistere a questi urti. Tutti i seggiolini iSize, invece, superano i test per questo tipo di impatto. La prima parte della normativa iSize riguarda quindi i bambini in auto alti fino a 105 cm, ma fra poco verrà introdotta anche la seconda parte della normativa per i bambini che sono alti tra 1 metro e 1,25 m. A meno di grandi modifiche in corsa, i maggiori effetti si avranno sui cosiddetti rialzi, i dispositivi di ritenuta che utilizzano le cinture dell'auto e non quelle del seggiolino. Oggi i rialzi sono previsti dai 15 kg in poi, con la ECR 129 invece dai 105 cm di altezza in poi. Ma la cosa più importante è che per i bimbi fino a 125 cm di altezza diventa obbligatorio lo schienale, che offre una maggiore protezione. I cosiddetti booster quindi potrebbero non essere più utilizzabili. Il condizionale in questo caso è d'obbligo perché la normativa non è ancora in vigore, però se non abbiamo ancora deciso, perché non orientarci verso la modalità più sicura? Questo è quello che dice la nuova normativa, ma ovviamente le leggi da sole non bastano, serve anche il senso di responsabilità dei genitori, per cui quando dovete scegliere un nuovo seggiolino, informatevi bene sulle omologazioni e confrontate i vari prodotti presenti sul mercato con i crash test che vengono effettuati dall'Euro NCAP o da altri organismi indipendenti. E poi i dispositivi di sicurezza migliorano, ma bisogna saperli usare bene, anche per brevi spostamenti. Mettete sempre vostro figlio sul seggiolino e assicuratelo bene. Tutto ebbe inizio con... Ma oggi è il momento di fare un grande passo. Perché il futuro è di... Omni Auto sta cambiando, ma noi rimaniamo sempre gli stessi. MotorOne.com is coming.